Abitare sostenibile, ovvero conciliare ingegneria ed architettura con la vocazione identitaria di un paesaggio ricco di storia come quello della provincia di Taranto con le sue gravine. Il secondo appuntamento conclusivo del percorso formativo organizzato da Samaform, svoltosi mercoledì 25 novembre all'interno del castello Stella Caracciolo di Palagianello, ha avuto come protagonista l'ambito 2, con le tematiche legate all'urbanistica e al paesaggio, soprattutto rispetto ai temi della sostenibilità. Relatori del convegno conclusivo, due docenti del Politecnico di Bari, il professor Consoli e il professor Selicato, che ha seguito da vicino l'intero corso, ma soprattutto il workshop che ha visto all'opera i corsisti. Il tema di stasera è leggermente calibrato su altri aspetti. La tematica è quella dell'abitare sostenibile, è evidente che si tratta di un tema strettamente integrato con le finalità del piano paesaggistico. Io credo che verranno fuori interessanti riflessioni durante la serata, anche a partire dal lavoro che è stato svolto durante il workshop, perché questo workshop poi ha consentito ai corsisti di cimentarsi con problemi reali, problemi che sono ricorrenti nelle nostre città. Si è trattato in particolare di studiare, il modo secondo cui un edificio storico, una scuola elementare nel comune di Palagiano, possa, come dire, riappropriarsi dello spazio esterno. Quello spazio esterno che oggi, ahimè, nelle nostre città è dominio delle auto. E quindi abbiamo provato a verificare se questo spazio sottratto dalle auto potesse essere recuperato ad una fruizione pubblica, che è quella sociale. Relativa alla funzione scolastica, ma non solo, direi insomma uno spazio che possa anche essere fruito dai cittadini in qualsiasi momento della giornata. Ma io credo che questi piccoli interventi sono il segno evidente di come la città un po' alla volta possa recuperare se stessa. Io mi auguro, non tanto per me, ma soprattutto per coloro che hanno dedicato tempo e passione a questo lavoro, che queste idee possano essere veicolate anche nell'ambito istituzionale, immagino dapprima un po' le amministrazioni e poi a seguire gli enti sovralocali, perché poi interventi di questo genere, per quanto auspicabili, poi richiedono risorse finanziarie da una parte, poi va detto difficoltà da superare dall'altra, che sono quelle, diciamo, legate ai comportamenti. Io non so quanti di noi sono disponibili a rinunciare ad avere l'auto sotto casa, no? E questo è, ad esempio, un piccolo problema da superare. Tra i relatori anche l'ingegner Piscitelli, che si è soffermato su un particolare aspetto della progettazione urbanistica che collega l'ingegneria e l'architettura alla percezione degli spazi da parte dei cittadini, rifacendosi ai cinque sensi. Questa sera abbiamo pensato ad un intervento sulla sostenibilità intesa come sostenibilità percettiva. Quindi abbiamo analizzato quello che è lo spazio pubblico da un punto di vista dei cinque sensi, quindi della percezione a tutto tondo da parte dell'utenza finale, che poi è quella che dà effettivamente vita allo spazio pubblico come strumento ovviamente di rigenerazione. Quindi torniamo al tema, a uno dei temi dell'intero corso di formazione e ancora più a quello della sostenibilità intesa veramente su una scala globale. L'evento formativo, aperto a geometri, architetti ed ingegneri, ha registrato il plauso dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto, rappresentato nel convegno dall'ingegner Di Franco. Io, diciamo, porto i saluti dell'Ordine di Taranto in nome del presidente Antonio Curri, perché purtroppo per motivi di salute non è potuto essere presente. In ogni caso, diciamo, l'Ordine degli Ingegneri è stato molto presente nell'ambito della stesura del PPTR, più che altro non nella fase proprio progettuale del PPTR, perché la Regione ci ha dato poco spazio in merito. Però nella fase successiva, prima dell'approvazione definitiva, abbiamo coinvolto tutti i nostri colleghi in uno studio approfondito prima che avvenisse l'approvazione definitiva, tanto è vero che poi l'evento si è concluso, diciamo, con un convegno tenutosi presso il Politecnico di Taranto, dove diciamo, abbiamo discusso approfonditamente della materia, ritenendo di aver fatto apportare, diciamo, alle norme tecniche di attuazione del PPTR
alcune correzioni, diciamo, che impattavano in maniera molto negativa, diciamo, sul territorio. Per cui, diciamo, riteniamo ancora di continuare questo tipo di attività e nell'ambito del territorio e presso gli uffici competenti regionali, affinché, come dire, si dia più spazio agli ordini professionali in tale materia.